Marco Pomante, allenatore del Teramo, diciamolo subito, Pavone ha cambiato letteralmente la partita per voi perché oltre ad aver realizzato un gol straordinario, almeno secondo me, però poi magari si poteva risparmiare quel gesto, anche lei credo che lo abbia ripreso, no, in qualche modo. Cambiato la partita nel bene e nel male per noi. Nel bene perché è entrato benissimo e ha fatto gol, nel male perché ha acceso una partita che sinceramente era una grande partita. A livello tecnico giocata benissimo da ambedue le squadre. Lui ha sbagliato a fare quell'esultanza, però da quello che mi dice il ragazzo è andato sotto la parte della sua famiglia. Portava in mano la foto della ragazza e baciava la foto della ragazza. Ha sbagliato perché poi, soprattutto in questa situazione dove non ci sono tifosi nostri, vai a creare dei fraintendimenti che giustamente poi vai a creare delle situazioni in campo che fino a quel momento la partita era scivolata, era stata una partita corretta, giocata da ambedue le parti. E noi, paradossalmente, dopo il pareggio nostro, la partita si è accesa e non abbiamo più giocato perché noi, quando poi si alza il livello di temperamento, facciamo un po' di fatica perché da quel punto di vista abbiamo 3-4 giocatori che sono bravissimi nel giocare palla a terra, nel giocare la palla. E lì in poi sono usciti un po' fuori dal gioco e lì è venuto fuori la forza fisica soprattutto del Chieti. Lei ha inserito Pavone proprio nel secondo tempo, in molti del tribuna stampa si sono chiesti come mai non ha giocato all'inizio. Eh sì, mi chiedevano pure settimana scorsa come mai non facevo giocare Touré dall'inizio. Io davanti ho giocatori forti, però loro hanno capito che l'importante di questa squadra, il fattore che ci fa andare avanti è il gruppo. Sesto L'importante risultato utile è consecutivo. questo risultato utile consecutivo, però oggi c'è stata una prova veramente importante contro una squadra, secondo me, una delle più forti, se non la più forte, perché veramente in rosa dei giocatori dal punto di vista tecnico, dal punto di vista fisico, veramente importanti per questa categoria. Però noi, soprattutto i giocatori lì dietro, i ragazzini, gli under, ma anche gli over, abbiamo fatto una partita di personalità perché non abbiamo smesso, a parte alcuni tratti della partita, non abbiamo mai smesso di giocare, abbiamo portato sempre avanti le nostre idee e con le nostre idee stiamo portando avanti degli ottimi risultati. Ultimo flash proprio sul derby, che partita ha visto Marco Pomante, forse ai punti avrebbe meritato qualcosina in più il Chieti, però bisogna segnare, altrimenti finisce in parità come è giusto che sia. Ma guarda, Chieti sinceramente a noi ci ha fatto soffrire su quelle palle buttate, su quei cross che sapevamo che avevano una grossa struttura con i giocatori lì davanti, con i centrocampisti che erano bravi nell'inserirsi dentro l'area di rigore. Però io penso che il pareggio sia giusto, poi da quello che mi dicono anche il gol loro dicono che è in fuorigioco, quindi alla fine ai conti il pareggio penso che sia giusto. Mi dispiace, guarda, il rammarico paradossalmente è stato dopo il gol nostro, perché abbiamo acceso una partita che veramente noi stiamo comandando il gioco, il Chieti dal punto di vista fisico era un po' sceso e noi li stavamo facendo un po' soffrire dopo il gol loro. Noi secondo me lì poi se non si accendeva la partita dal punto di vista della determinazione potevamo vincerla secondo me. L'ultima, tra pochi giorni, mercoledì, si torna di nuovo in campo e voi giocherete in casa davanti al vostro pubblico contro il Senigallia. Sì, è un'altra partita difficile contro una squadra forte che sinceramente non so oggi cosa abbia fatto, però è un altro banco di prova importante e sono sicuro che adesso l'importante è preparare e recuperare al meglio perché abbiamo solo 2 giorni per recuperare. Oggi è stata una partita molto, molto intensa dal punto di vista mentale e dal punto di vista fisico, però la cosa importante è recuperare al meglio e cercare di fare un'ottima partita al Senigallia. Ecco, ma da neopromossa, gli obiettivi del Teramo quali sono? Ma l'obiettivo è quello di rompere le scatole un po' a tutti, di cercare di stare lassù, di giocarcela con tutti. Poi adesso per noi l'unica cosa positiva è che non abbiamo la pressione di un obiettivo troppo importante, di giocarci le partite a livello mentale liberi e poi di arrivare a febbraio-marzo cercando di stare in queste posizioni e vediamo quello che può succedere. Però sinceramente ci sono altre squadre, soprattutto come il Chieti, che hanno investito tantissimo più di noi, che hanno la pressione di cercare di fare il salto di categoria. Noi l'unica pressione che abbiamo è di onorare al massimo questa maglia e penso che oggi, ma penso che tutte le partite lo stiamo facendo.